Bentornate, bentornati a tutti, amiche, amici, appassionati dell'eroe mascherato Zorro. Vi do il benvenuto a questo mio nuovo video. Oggi guarderemo 10 pellicole riguardanti il nostro Zorro in tutto il periodo degli anni 70. Siccome penso che sarà un video abbastanza lunghetto, partiamo immediatamente dalla prima pellicola. 1971, Zorro, la maschera della vendetta. Carlo Schini interpreta Antonio Sandoval, El Zorro. In questo caso abbiamo a che fare con il figlio di Zorro che ritorna in un paese della California, naturalmente tiranneggiato dal solito alcalde che pare abbia perfino fatto uccidere il vecchio Zorro. Ebbene, questo nuovo rampollo arriva in paese insieme a una ragazza e a un vecchio servitore e, dopo aver visto in che condizioni versa il paese, decide di riprendere i panni di suo padre, quindi di diventare El Zorro. Decide di smascherare i loschi traffici dell'alcalde, diventando il giustiziere degli oppressi. Naturalmente riuscirà nel suo intento e ancora più naturalmente alla fine troverà anche l'amore. Pellicola numero 2, sempre del 1971, Zorro il Cavaliere della Vendetta. Nei panni di Zorro c'è sempre Carlo Schini, che interpreta Antonio Sandoval Zorro. Qui abbiamo una trama un pochettino diversa dalle solite, perché Zorro sembra non deve combattere un alcalde corrotto e tiranno, bensì deve recuperare una mappa del tesoro rubata da questo Zack, che si è impadronito di questo documento che rivela la posizione di una pietra preziosa che deve appartenere a un popolo di nativi americani. Quindi Zorro si mette immediatamente alla sua ricerca per ritrovarlo. Però in questa sua avventura non è solo, perché gli danno la caccia naturalmente gli indiani, i nativi americani, e anche questa signorina Cooper, che fa parte della famosa agenzia della Pinkerton, che deve non solo ritrovare questo diamante, ma anche scoprire l'identità di Zorro. Pellicola numero 3 del 1972, Le avventure erotiche di Zorro. Douglas Frey interpreta Don Diego Zorro. Me is Dave Friedman, mighty monarch of the exploitation film world. And Dave, what is this epic we're watching now? You are watching my magnum opus of the soft X world, The Erotic Adventures of Zorro. Si tratta di un film erotico, anche qui c'è un tiranno governatore che ha come braccio destro un sergente, forse ancora più crudele di lui, che tiranneggia la popolazione. Soprattutto le ragazze, possiamo assistere infatti a un certo numero di violenze. Non ho visto la pellicola, sto solo leggendo la trama. Fucilazioni in piazza e Zorro deve intervenire per risolvere la situazione. Cosa fa? Si finge di giorno omosessuale, infatti tende a vestirsi di rosa, mentre di notte veste i panni neri di Zorro per combattere il regime del dittatore e fare giustizia. Pellicola numero 4 del 1974, Il figlio di Zorro. Robert Widmark interpreta Zorro e il suo alter ego Don Riccardo di Villaverde. Siamo in Messico, in pieno periodo dell'imperatore Massimiliano d'Austria e siamo proprio nel bel mezzo della rivoluzione messicana. Il figlio di Zorro, in questo caso, non deve combattere contro un alcalde, bensì deve raccogliere aiuti per la rivoluzione. Non solo, deve anche vendicare un alcalde, suo amico, che era stato assassinato dai nemici del popolo. Pellicola numero 5, sempre del 1974. Il segno di Zorro. Frank Langella interpreta Don Diego Zorro.
La trama in questo caso invece è la solita, perché c'è Don Diego che ritorna in California dalla Spagna, vede il suo paese maltrattato, vessato, tiranneggiato dal solito alcalde della situazione e deve inventarsi perciò la maschera, il costume di Zorro per fare vendetta e giustizia. Pellicola numero 6, e questa meriterebbe l'Oscar forse come miglior titolo di una pellicola di Zorro, del 1975, Ah sì? E io lo dico a Zorro. George Hilton interpreta Felipe l'irlandese che vestirà i panni di Zorro. Subito intuire che si tratti di una pellicola comica. E cosa succede? Il vero Zorro della situazione, per impedire un matrimonio, si mette a fare le sue solite acrobazie, cade male e si infortuna, quindi non può più fare il cavaliere mascherato perché rimane impedito nei suoi movimenti. Siccome in California stanno comandando i francesi, che compiono delle feroci prepotenze nei confronti del popolo, i cittadini che cosa decidono di fare? Decidono di affidare i panni di Zorro a un giovane che però è completamente incapace. Infatti costui, per combattere, ha bisogno quotidianamente di ubriacarsi e di ricevere una spintarella amorosa da parte della sua amata, ma poi, come in quasi ogni film di Zorro, riesce a risolvere la situazione. Pellicola numero 7 del 1975, si tratta di un film italiano, Il sogno di Zorro. Abbiamo già visto una pellicola con lo stesso titolo. Protagonista Franco Franchi, che interpreta Paco Franchins, Zorro. Franco Franchi, Paco, ritorna nella Nuova Aragona, dove praticamente ha sempre vissuto come un damerino, in compagnia di due servitori. Capita naturalmente in un paese che è tiranneggiato dal solito alcalde Ruarte e dal sergente Garcia, in un paese in cui il buon alcalde Don Diego è stato tolto di mezzo. E come si arriva a Franco Franchi che veste i panni di Zorro? Perché i suoi servitori si accorgono che di notte lui sogna di vivere in prima persona le avventure di Zorro. Quindi, utilizzando l'aiuto di alcune pillole che lo rendono sonnambulo, lo fanno combattere come Zorro e gli fanno sconfiggere tutti quanti i governatori e i sergenti corrotti. Pellicola numero 8, si tratta anche qui di un film del 1975 dal titolo Zorro, però si tratta di un film indiano. L'attore Navin Niskol interpreta Badi Rai Kumar Gunayar Bahadur, Zorro. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un uomo che si comporta da damerino, che per combattere le ingiustizie commesse da alcuni che erano anche suoi amici è costretto a diventare Zorro. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un uomo che si comporta da damerino, che per combattere le ingiustizie commesse da alcuni che erano anche suoi amici è costretto a diventare Zorro. Nonostante i feroci governatori cerchino in tutti i modi di toglierlo di mezzo, mandando anche un assassino, un sicario per farlo fuori, Zorro riuscirà a cavarsela, anche perché nel frattempo diventerà amico di questo sicario che era stato mandato per ammazzarlo, e anche con il suo aiuto riuscirà a rovesciare il governo corrotto. Numero 9, la pellicola forse più celebre del mazzo, 1975, Zorro, interpretato da Alain Delon, che interpreta Don Diego della Vega e Zorro. Zorro! Siamo sempre nella Nuova Aragona. Don Diego deve ritornarci immediatamente perché viene ammazzato un suo amico di nome Miguel. Everyone cheers his fame.
arriva in città con il suo servitore muto, anche lui si finge un damerino incapace e inetto, per vendicare l'amico Miguel, combattere il sanguinario colonnello Huerta, il sergente Garcia. A legend that lives and fights in the biggest adventure of them all. No danger too great. No escape impossible. Zorro deve intervenire anche perché la donna che ama sta per sposare il crudele colonnello Huerta. Zorro verrà anche smascherato, ma alla fine il bene trionfa. All new adventures of Zorro. Ultima pellicola del 1976, La grande avventura di Zorro. L'attore Rodolfo De Anda interpreta Diego De Vega Zorro. Anche qui vediamo la famiglia dei Della Vega, che sono ricchi e famosi in tutto il territorio. Don Diego sta studiando in Spagna da 4 anni e quando torna in California vede naturalmente tutta quanta la sua gente oppressa dal governatore di turno, il quale non solo fa ammazzare i peones, gli confisca le case, vengono privati delle terre e vengono anche ridotti in schiavitù. Diego quindi diventerà Zorro, aiutato anche qui dal suo servitore, e porterà libertà ai suoi concittadini. Dunque, ragazze e ragazzi, vi ringrazio di aver visto anche questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Grazie e a presto.